soldato, un po' che questa non sono mai venuto in conferenza stampa, quindi la prima cosa che voglio fare è gli auguri di buon Natale, ringraziarvi per la vostra collaborazione fino adesso, la vostra estrema professionalità e pacatezza nei vostri giudizi. Poi sono qui per qualsiasi domanda inerente alla partita. Com'è che questa squadra si sveglia negli ultimi 20 minuti? Perché se avessi giocato un'ora come ha fatto gli ultimi 20, sei, ma non facciamo le partite, ma probabilmente almeno non concedere al Pontedera la gestione del gioco come è stato fatto nel primo tempo. Lui mi ha cambiato 3 volte, ha scelto tattico per cercare. Allora, la squadra secondo me si è svegliata dopo più che altro, diciamo, ha ripreso a giocare con tranquillità dopo il gol di Tentoni. Dopo il gol di Tentoni la squadra si è scrollata di dosso la paura di prendere l'iniziativa, la paura di giocare, e adesso i nostri ragazzi mettono tanto impegno, e però la qualità sinceramente lascia un po' a desiderare, ecco. E questo è dovuto secondo me al fatto che vai in svantaggio in casa davanti al tuo pubblico, sai che devi vincere, sai che devi migliorare la classifica. In questo momento probabilmente tutte queste cose pesano di più di quello nella mente dei giocatori di quello che dovrebbero pesare. E allora diventa tutto più difficile, il passaggio è sempre sbagliato, ci si smanca nei tempi sbagliati, e i due attaccanti fanno lo stesso movimento, e tutte cose che magari provi in allenamento e vengono tranquillamente, durante la partita sembra tutto più difficile. Quindi in questo momento dico, i ragazzi stanno mettendo l'impegno, tanto impegno. Lavoreremo sia sulla testa che sulla qualità delle giocate, perché sinceramente dobbiamo migliorare tantissimo sotto questo aspetto. Anche i nostri tifosi veramente ci hanno sopportato in certi momenti della partita e sono stati bravissimi. Anche nel momento in cui giocavamo non riuscivamo a giocare, in quel momento volevamo rimontare ma non ci riuscivamo, e ci hanno incitato anche nei momenti peggiori, quindi sinceramente un applauso anche ai tifosi della Roma, veramente. Infatti è stato un grande risultato pareggiare in 10, esatto. Pareggiare in 10 contro una squadra che per un'ora ha giocato decisamente meglio. Sì, è una squadra che secondo me ha un buon organico, non credo che sia superiore alla nostra come organico, però in questo momento ha la tranquillità dei 26 punti. Avendo 26 punti vengono qui, giocano la partita con serenità e non hanno il peso di dover fare il risultato a tutti i costi, e quindi su quell'aspetto ti mettono in difficoltà. Giocare con la testa libera è molto... ormai la mente muove tutto, e quindi loro hanno fatto bellissimo, hanno fatto una bella figura. Noi purtroppo siamo andati in svantaggio su una palla inattiva, hanno fatto un gol, diciamo, della domenica, perché è stato bello, però in Serie C è difficile vedere un gol così in mezza rovesciata sul calcio d'angolo, però poi dopo se lo sono anche meritato. E noi ci hanno graziati 3-4 gol. Infatti qua io dalla panchina dicevo al mio amico Servili, ho detto qui pareggiamo, sono convinto che a furia di sbagliare gol non puoi pareggiare, perché il calcio è fatto in questa maniera, poi ti punisce, e noi siamo stati bravi perché ha fatto gol Tentoni di sinistro, quindi tutto è detto, però dal gol di Tentoni di sinistro si è liberata improvvisamente la mente dei giocatori. E sembrava che eravamo 11 contro 11 e invece eravamo in meno, perciò partiamo da questa cosa positiva, sappiamo che non siamo inferiori a nessuno, che però mentalmente dobbiamo fare un salto di qualità. Ok, lei parlava di un salto di qualità, bisogna guardare la qualità, migliorare della qualità, ma a questo punto poi toccherà a lei migliorarla questa qualità. Con i giocatori che abbiamo finora non è che abbiamo dimostrato di essere così qualitativamente positivi. Sì, posso accogliere parzialmente questo suo diciamo, consiglio, ci stiamo pensando, perché è normale che a gennaio quando hai visto un intero girone d'andata, sai, ti accorgi magari dove devi intervenire
se lo possiamo fare, lo faremo, diciamo, in qualche ruolo. Però sono convinto che anche la rosa attuale è più che sufficiente, e devo migliorare. Il mio problema in questo momento non è prendere 2-3 giocatori per fare un grosso salto di qualità. Il mio problema è migliorare i giocatori che ho, perché in questo momento i giocatori che ho non stanno dando quello che potrebbero dare. Non è una questione soltanto di giovani, però. No, infatti, non è una questione di giovani, esatto. Non è solo una questione di giovani. Non è solo. No. Infatti sarebbe riduttivo parlare solo di giovani e parlare di inesperienza e l'errore del singolo. Cioè, alla fine del primo tempo è stato sostituito Del Pino, ma potevamo sostituire 5-6 giocatori. Cioè, quindi non è il problema, non è un giocatore. Perché sarebbe troppo semplice, togliamo quello e risolviamo il problema. Il problema è che in questo momento sia gli over che gli under, come detto prima, possono garantire l'impegno. Perché oggi noi abbiamo portato a casa un punto che vale tantissimo per come si era messa la partita, e perché abbiamo messo in campo il cuore. Non ho messo impegno, cuore, e come ripeto, la curva ci ha aiutato nel momento difficile, e poi questo punto è venuto, lo siamo andati a cercare, lavoreremo sulla qualità, perché in questo momento ci manca un po' di qualità. Prima hai detto gli over, a parte Gazzi, scuderei. Sì, ma Gazzi dagli over deficitari, perché a volte sembra davvero che... No, ma io, allora... quello che non voglio mai fare alla fine di ogni gara è parlare di singoli. Cioè, noi non dobbiamo fare un processo per trovare un colpevole o due, perché altrimenti andiamo fuori strada. Noi dobbiamo fare un'analisi per individuare il problema. Allora, se noi risolviamo qual è il problema, poi tutti i giocatori sono di buon livello. Se per la Serie C io penso che abbiamo una rosa di buon livello per quello che vogliamo fare noi quest'anno. Quindi non dobbiamo andare a cercare il colpevole, se no andiamo fuori strada. Ma però mi sembrava talmente sopra le righe la prestazione di Gazza, sì. Almeno da un mese a questa parte. Sì, se vogliamo fare un plauso... Chiamarlo fuori dai colpevoli più che dire... Ma io quando ho detto over and under, ho detto perché voglio dare un messaggio alla squadra e dire ragazzi, l'impegno lo stiamo mettendo, però dobbiamo fare qualcosa in più. Cioè, se lo meritano i giocatori, se lo meritano i tifosi, se lo merita la società, secondo me. Oggi, in certi momenti della partita, veramente non riusciamo a fare due passaggi di fila. Nel momento in cui dovevamo ricucire e dovevamo cercare di arrivare nell'area di rigore avversaria, secondo me è un problema mentale, un problema di consapevolezza dei propri mezzi, di paura di sbagliare, la paura di sbagliare. Anche nel primo tempo, se voi vedevate, davamo la palla a un compagno, il compagno alzava la testa e la giocava indietro, cioè compitino, ognuno faceva il suo compitino e nessuno si assumeva la responsabilità di stoppare un pallone, girarsi e puntare alla porta, che la porta era dall'altra parte, invece noi tornavamo indietro. Credo che sia un problema di mente. Però tra 10 giorni inizia il mercato, è inevitabile capirlo. Oggi non c'era di nuovo, allora, Rocco non c'è stato di nuovo partite, c'era Augusto, non c'era di nuovo più oggi. Diciamo la sorte di questo ragazzo qual è, torna, va, Rocco. Sì, Rocco è oggi non è stato convocato perché in allenamento ha avuto una leggera distorsione collaterale e quindi è fuori. Io ho visto l'allenamento di 2 giorni fa e Rocco aveva un problema collaterale. Però è ancora qui? È ancora qui, la Reggiana aveva dimostrato un interessamento, la Reggiana fa la Serie D, gioca oggi, adesso ha 15 giorni di tempo perché li giocano il 6 gennaio, se vogliono un giocatore si faranno sentire. Cioè, Rocco è il 98, il problema di mercato non è Rocco. No. Cioè se Rocco va via, cioè va a giocare e lo sostituiremo, ma non è che adesso... Cioè, risolviamo il problema. No, è solo per capire perché a volte c'è, a volte no. Certo, no, gli ho detto che non è stato convocato perché è infortunato. Rocco non è il problema, e quindi qual è il problema di mercato? I suoi no, problemi? Il problema non è Rocco, il problema è... No, era per continuare su quella falsa riga. Ho detto, come
detto prima, se possiamo migliorare la qualità dei giocatori, e ci stiamo lavorando, fare interverremo sul mercato, andare a prendere giocatori tanto per prenderli, no. Se capiterà un'occasione, oppure individueremo l'elemento che ci può far fare un salto di qualità, se il presidente non si tira indietro, me l'ha già detto. Ma che caratteristiche deve avere dal punto di vista anagrafico piuttosto che di esperienza? Anche over, oppure per forza, sì. Se andiamo a prendere degli over, quindi il progetto giovani rischia magari di essere un po' compromesso. Per un over? No, non per un over. Beh, noi adesso abbiamo, cioè, allora, abbiamo, purtroppo abbiamo avuto un infortunio grave, grave, di Maltese, che sta fuori almeno 40 giorni, e già lì abbiamo un over in meno. Noi fortunatamente abbiamo 9 over, quindi con abbiamo con Maltese. Esatto, con Maltese, quindi abbiamo spazio per poter intervenire. Se questo over che magari abbiamo individuato ci farà fare il salto di qualità, possiamo pensare. Magari prendo un over, un under, però adesso, come ripeto, le mie forze sono indirizzate nel migliorare il gruppo che abbiamo adesso. E poi, se la qualità della rosa si potrà migliorare, la miglioreremo volentieri, sicuramente. Ci proviamo. A volte a gennaio ci si indebolisce. Sappiamo bene, sappiamo benissimo. Abbiamo visto, siamo a posto, facciamo parlare a vista del sponsor. Grazie. Grazie e buon Natale. Auguri.